Questo che avete appena visto si chiama Lao Ai o Lao Cao. Mi sono preso degli appunti per evitare di dimenticarmi le cose perché ho dei problemi di memoria. È un tipo di vino di riso che viene fatto nel nord della Thailandia e in altre parti dell'Asia, quindi oggi andiamo a scoprire un'altra ricetta di queste zone. Il riso che viene utilizzato per realizzare questo vino è lo sticky rice, o riso appiccicoso glutinoso. E il lievito è il lievito quello cinese, viene venduto in forma di palline di lievito. Lo potete trovare anche da noi, lo trovate su internet oppure nei negozi etnici che ci sono dalle nostre parti. Se state dalle parti di Torino, sicuramente lo trovate a Porta Palazzo. Il riso viene fatto fermentare 3 giorni, impastato con questo lievito. Dopo 3 giorni viene aggiunta l'altra acqua, portato diciamo a livello, e viene fatto fermentare altri 5-7 giorni. Poi per conservarlo e poterlo così vendere e trasportare, come avete visto in precedenza, viene posizionato in una pellicola di plastica e poi viene sigillato con questa specie di argilla cemento. Quando vi serve, togliete questo tappo e andate a riempirlo con l'acqua. Dopo dovete aspettare all'incirca un'oretta e poi si può andare ad assaggiare. Adesso aspettiamo, tra un'oretta andrò a fare la degustazione per voi. Questo tipo di riso, diciamo sembra un tè, lo stesso principio. Questo procedimento può essere fatto all'incirca 3 o 4 volte. Quindi una volta che avete bevuto il vino, mettete di nuovo l'acqua e dovete aspettare un'ora più un quarto d'ora o 20 minuti in più. Ogni volta bisogna aggiungere un po' di tempo perché poco alla volta il buono del vino verrà rilasciato nell'acqua fino a quando le nostre trebbie saranno inutilizzabili. Bene, adesso aspettiamo un'oretta e dopo andrò a assaggiarlo per voi. Buono, ricorda più che il vino, ricorda un po' il whisky o il brandy, ma con la sola differenza che fa all'incirca 8 gradi alcolici, l'8% di alcol, quindi rimane un po' tipo vino anche con questo gusto particolare. Io ho utilizzato una cannuccia normale di plastica, la tradizione dice di utilizzare una canna che viene prelevata di solito negli acquitrini, ma naturalmente io non sapevo dove andare a recuperarla, quindi ho utilizzato questa normale. Bene, spero che anche questo video vi piaccia, quindi spero che mi lasciate un bel mi piace. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e qui trovate altri interessantissimi video. Bene, questo probabilmente è l'ultimo video che farò per un po' dalla Thailandia, quindi vi faccio i miei saluti dalla Thailandia. Ciao ciao!